Beh, io credo che il calcio sia fondamentale come lo sport. Io lo associo al calcio perché è stata la mia passione da sempre. Il calcio ti dà la personalità, il calcio ti dà la voglia di stare insieme agli altri. 31 anni suonati non potrei stare senza lo spogliatoio, cioè vivere l'allenamento, vivere il pre-partita anche. Sbagli e ti devi rialzare e vicino hai persone che sono disposte a lottare per te, qualcuno non è disposto. È un po' una metafora della vita, quindi io associo oggi al calcio tutto quello che è il contorno di una partita. Da piccolo piccolo sicuramente seguivo tanto Roberto Baggio. Credo che sia un'icona della mia età Roberto Baggio. Avendo visto giocare lui ti innamori, poi comunque sia io sono sempre stato una persona e un giocatore tecnico. Quindi ti rispecchi in una persona che è così tecnica e lui era bello da vedere, mi ricordo, era per me era il calcio. Beh, mi ricordo ero piccolissimo, io avevo 3 anni e mezzo, 4 anni e mio fratello giocava a calcio. Andavo a vedere le partite, mi attaccavo alla rete piangendo che volevo giocare, i miei genitori mi hanno segnato a giocare a calcio. E ho cominciato e non ho mai smesso. Pallone sempre in mano e si usciva, dove capitava si giocava. Vicino a casa in una squadra di oratorio, proprio un oratorio che aveva un'organizzazione Aspi, neanche faceva tornei. E stando lì vicino, i miei genitori comunque due persone che lavoravano tempo poco e mi hanno portato a giocare lì. E dopo un anno mi ha visto una squadra sempre all'intorno e un dirigente che conoscevamo si è preso la briga di accompagnarmi al campo agli allenamenti e da lì insomma ho cominciato a fare qualcosa di più no, non dico serio perché anche lì comunque si era divertimento, di più impostato, ecco. Io sempre in zona, diciamo Acilia, ho fatto pro calcio Acilia. Diciamo che l'anno che poi mi ha portato a fare quel bel periodo a Castel di Sangro è stato l'anno che ho fatto gli allievi regionali a Ostia Antica con un allenatore che non dimenticherò mai, che era una persona fantastica, Mauro Alunni si chiama, e mi ha dato tanto, lui mi ha dato tantissimo, come tanti altri ovviamente. Era una società che veniva dalla Serie B, un anno retrocessa in C1. Il supervisore che veniva a vedere l'Ostia Antica mi selezionò insieme a un altro ragazzo. Feci tutta la preparazione con mister Franzelletti. Poi purtroppo tra le società con premi preparazione e cose non c'è stato l'accordo e quindi comunque sia la proposta economica era troppo alta e hanno deciso di prendere altre piste. Quando comunque hai 14 anni, 15 anni, non neanche conosci certe dinamiche di premi preparazione. A 15 anni senza maturità sono rimasto malissimo, avevo intenzione di smettere di giocare a calcio, pensavo che comunque sia fosse un ambiente brutto. Senza maturità pensavo che loro avessero sbagliato e anche oggi forse lo penso, però sono comunque dinamiche del calcio. Non ho potuto giocarmi la mia possibilità. Quello lì è stato forse la cosa che mi ha fatto più male. Io volevo smettere di giocare, quindi io non sentivo nessuno. Era estate, era già agosto perché io avevo fatto quasi tutta la preparazione con loro. Poi alla Acilia Calcio c'era un mister con tanti amici che facevano la Juniores e mi rompevano le scatole. E dai, vieni a giocare, perché non vieni, perché non ci vieni a dare una mano. E quindi sono andato lì, ho cominciato la preparazione, ho conosciuto un uomo di calcio che secondo me ne capisce tanto e anche come uomo, che è Ivano Bellei, un allenatore con cui mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni. E è cominciato questo percorso importante dove abbiamo fatto un secondo posto il primo anno e cominciavo ad affacciarmi in eccellenza. Il secondo anno invece ho cominciato proprio la preparazione con l'eccellenza e poi sono comunque sceso spesso con la Juniores che abbiamo anche vinto il campionato quell'anno, è stata una bella soddisfazione. Io allora alla Lega mi sono affacciato già da quando nasceva a Trigoria, che erano proprio i primi passi credo della Lega. E era una squadra di amici, perché comunque sia adesso il palinsesto è diventato importante, ma prima era un torneo organizzato molto bene, ma non era così, quindi andavano bene anche le squadre di amici.
Un giorno mi chiama Andrea Pastorelli e Simone Di Innocenzo, che sono persone che ancora oggi fanno la Lega con altre squadre, e loro giocavano con Villa Sandra, lavorandoci dentro, e mi hanno chiesto una mano. Era diventata una Lega importante dove incontravi giocatori che facevano calcio, quindi non potevi andare sconcentrato oppure non potevi andare con l'idea sì, andiamoci a fare una partitella. E questa è una cosa che a me è sempre piaciuta. Finito Villa Sandra ho approfondito un'amicizia prima al di fuori del campo e comunque sia durante la Lega con Villani, che oggi è il mio presidente. Vedendo che è una persona che, diciamo, a livello di valori mi rispecchia tanto, ho legato tanto a lui e sono stato fortunato nella scelta che ho fatto a essere passato con allora GSA, Global Service Ambiente. Adesso però Quinquinio con la sua rincorsa prova il sinistro, Quinquinio, e la rete Quinquinio, una punizione straordinaria sul secondo palo, Mastropietro fermo. Simone è stato un ragazzo che mi è stato presentato da un amico, Daniele Latini. Siamo andati una volta ad un evento insieme, io l'ho conosciuto, lui mi diceva che faceva la Lega Calcio 8 con una squadra che si chiamava Villa Sandra. E noi allora avevamo iniziato da poco, da un paio d'anni, a fare il Calcio 8, se non che Villa Sandra si era ritirata dal campionato. Io gli ho chiesto se voleva venire a giocare con noi, perché noi l'abbiamo incontrato in un torneo precampionato alla Stella Azzurra e mi aveva fatto una grandissima impressione. Guarda, io sì, in realtà, diciamo, come ho detto prima, nel calcio il gruppo è fondamentale. A oggi, se io non trovo una situazione come quella che c'è nella Roma Calcio 8, sicuramente non mi appassionerei così. Quindi devo dire che tra tutte le persone che sono passate, vabbè, legame stretto con Michele, col presidente Villani, e con Sestini, che è il capitano storico della squadra, Simone Guadagno, che comunque sia è una persona che un po' rispecchia quello che è per me il calcio e la vita. Sono persone comunque che fa piacere conoscere e fa piacere avere in un percorso. Ma Simone, ovviamente, essendo una persona di calcio da tanti anni, perché lui comunque comincia ad avere una certa età, è un giocatore ovviamente stimato ed apprezzato da tutti. In una squadra, per far sì che vada tutto bene, servono quei due o tre giocatori estremamente carismatici. E ringraziando Dio, Simone è uno proprio di quello, è un ragazzo importante, uno che gioca bene al calcio, che si fa rispettare dai compagni e dagli avversari. Ma quest'anno probabilmente a noi, diciamo, in organico sono mancati due pezzi che non dico debbano essere per forza titolari, perché comunque sia a livello di nomi, a livello di squadra ci siamo, e quindi se siamo arrivati alle finali un perché c'è. Proprio dei pezzi che alla squadra mancavano, un bomber di peso, una persona che comunque sia fa i gol, che ai tempi non remoti, un D'Anversa che comunque fa tanti gol a campionato, quello a noi è mancato. E poi credo qualche cambio anche per il fiato, forse centrocampo, però non, niente di più. Da quello che vedo è una Lega sempre in crescita. Passano gli anni, io sono 6-7 anni che ci sto dentro a livello serio e vedo che comunque sia a livello di giocatori, a livello di squadre, di organizzazione cresce. Quindi mi appassiona, a me fare questo tipo di calcio piace. Di tutti gli anni che ricordo, e forse magari negli anni ho dimenticato degli episodi, ho quest'anno scoperto in Eusebi un giocatore secondo me fantastico, proprio nell'equilibrio che dà la squadra, in quello che dà a livello tecnico, nei tiri da fuori. È secondo me il giocatore della Lega che è devastante, è forte, veramente veramente forte, con cui ho giocato e veramente faccio difficoltà ancora oggi a vederlo giocare, è Seferi, nel senso che è un giocatore che impressiona ogni volta che ci giochi. Quando stai con lui sai di avere un'arma, sei armato con lui. È imprevedibile, è forte, è veramente un giocatore con cui ci giochi con piacere. Beh, io credo che sia l'ordine tattico e sicuramente la tecnica che mi ha aiutato tanto. E ho avuto nelle corde sempre il tiro da fuori piuttosto che il calcio piazzato,
e sicuramente il sinistro anche per quanto riguarda i lanci e tutto quello che è la precisione dalla distanza mi ha sempre aiutato, quindi quella forse è una dinamica che è sempre stata importante. Ha un piede sinistro veramente delizioso, segna spessissimo su punizione, infatti è una della nostra forza, i calci da fermo. Però io, sembrerà strano a dirlo, non sono legato ad un gol in particolare, sono legato con lui alla scommessa che noi facciamo ad inizio partita, che è il centrare la traversa prima di iniziare la partita, perché è quasi un nostro rito scaramantico. E noi entriamo in campo, loro fanno prima il riscaldamento prima dell'inizio della partita, noi ci lanciamo uno sguardo a distanza senza dirci nulla, lui si prende la palla, batte e colpisce la traversa, e quando succede questo il risultato è matematico. Un saluto a tutti gli amici di Fan Rate e buona lega a tutti.